Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Vinauta in questo ottavo e forse ultimo episodio di questa serie con la Polonia, chi lo sa. La Russia è riuscita a prendere la Bessarabia non si sa come, così, a fortuna, e quindi ha rivolto lo sguardo a noi. Noi nel frattempo ci siamo fatti una piccola guericciola qui per prendere qualche fabbrichetta in più, che male non fa. E la mia idea infatti era nello scorso episodio sarebbe stata quella di prendere questi tre, ma non ho fatto in tempo perché la Russia si è messa in mezzo ai nostri piani. Ora, lui dice che sto piano non è granché, quindi il piano sarà solo mantenere la linea per il momento. Quindi non ci muoviamo proprio, quindi attacco io loro, sperando che poi le altre nazioni ci offrano le divisioni come abbiamo fatto prima. E magari non due o tre, ma qualcosina in più. Vediamo un po'. Ok, levo la pausa. Entra un po' di gente da ogni dove. Lì già stiamo prendendo le mazzate. Ok. Cos'è che abbiamo insufficiente qua? Petrolio, tungsteno. Forse il tungsteno ci servirebbe però. Eh sì, per produrre artiglieria, se no sono cavoli. Chi ce lo può dare? La Svezia addirittura, ok. Quindi il tungsteno adesso c'è. O ci sarà. E la gomma, vabbè, mezzi motorizzati non è che ne abbiamo tantissimi. Riusciranno a sfondare. Eh sì, qua abbiamo un solo soldato, qui ne abbiamo qua 5, cioè un casino. C'è una linea sottilissima. Germania! Te come vanno le cose? Male. Chissà se riusciremo a resistere, non lo so. Di qua sfonderanno a quanto pare. E lì è proprio dove avevamo costruito i forti? Allora, la Germania rompe il patto Molotov-Ribbentrop. Ok. Meno male. Ah, loro stanno in guerra pure con i russi, sì. Logico che rompe il patto. Republic Spain. Contro il Lussemburgo. Stanno in una guerra con noi, sì? Non so se avvicina la mazza. Ma penso di sì. Che se siamo messa rossa. Ok. Quindi con questi siamo in guerra, signori. Non so quanto tempo riuscirò a resistere qua. Forza polacchi. Forza. Anima e forza. Qui resistono. Qui resistono. Qui resistono. Qui no. Qui no, qui non ci attaccano, ci guardano male. Qui abbiamo dei carri armati. Proviamo a fare i fessi. Delle unità di cavalleria, vediamo un po'. Ah, qui c'è Minsk, tra parentesi. Ok, qui indietreggiamo noi. Ci hanno rotto le linee. E non solo. Mi andrà una mano qua, te. Vediamo se riusciamo a prendere Minsk. Manteniamo, non pensavo. Fatto partire il timer, sì. Perché sennò rischio veramente di fare un episodio di 7 ore. Questa guerra sarà infinita. Qui non manteniamo un cavolo. Qui veramente stavamo aggredendo. Non so perché l'IA non mi dà manforte quando dovrebbe. Qualcuno mi manda delle truppe a supporto? Prima subito. Ah, ti mando 3 divisioni, ci penso io. Assassino di Leon Trotsky. Logotenente, erede presunto di Vladimir Ilyich Lenin. È morto oggi in Messico. È stato attaccato nella sua casa con un'ascia.
da un nazionalista spagnolo che è stato impiegato dalla NEVD. Vabbè. Quindi hanno fatto pure un russo. Pazienza. Gli spagnoli poi, con cui siete alleati. Giustamente, perché Stalin si sarà liberato di un nemico. Qua la Germania si sta mettendo sul confine con loro. Qui l'Italia si sta mettendo male adesso, perché la Germania volge lo sguardo. Vediamo se riusciamo a vedere i piani. Quindi qua c'è un piano di invasione. Anche qui. Germania, questi che fai? Ti tieni così? Belli belli? Porta qualcuno da queste parti. Vediamo se riusciamo a... Magari se tolgo la pausa succede qualcosa, Forse, non sono sicurissimo. Così mi hanno detto. Attacca pure tu, va. Senza piano, quindi non ho bonus in questo momento, a dir la verità. Allora, facciamo una cosa, signori, tutti fermi. Hold. State calmi. Dov'è Minsk? Qua. Quindi adesso facciamo così. No, che sto disegnando adesso? Facciamo così. Ta, ta. Ok. Prendetevi il vostro piano, metteteci il vostro tempo, pianificate. La Spagna, spero... il problema è che qui ci sono le montagne ed è un casino. La Silesia è fortificata, meno male, che bello. Anti-tag guns. Quindi potrei cercare le cose anticarro. Fortify the Silesia, fortify the support artillery. Ok. Cerchiamo gli anticarri. Che succede qua? La linea è strana. Ah, ok, la Romania sta sfondando. Bravi rumeni, bravissimi. Non so fino a quando mi è convenuto fare quella guerra lampo qua per allargarmi un po' il confine. Ora che ci penso. Sì, ho preso qualche fabbrica, però non lo so. Come va con i reclute, no? Stanno facendo esercizio. Vai ragazzi, esercitatevi. A questo punto, così. Perché a quanto pare gli equipment ci sono, perfetto. Quindi adesso è un problema di esercizio, vai. Vediamo se riusciamo a spingere qua. Al momento manteniamo il forte. Qui vedo molti numeri verdi, la cosa mi piace, però anche qualcosa di rosso purtroppo. L'Italia praticamente è divisa in due, da est a ovest, su questa linea dalla Liguria all'Emilia Romagna, insomma, più o meno. Che in verità è in zona più, insomma, a confine tra Veneto e Emilia Romagna, vabbè. Qui la Germania sembra avere un cattivo andamento. Qui ci stiamo guardando male con i russi. E giustamente i russi dicono: ma ha attaccato tu noi, che vuoi? Yeah. Ah, ma guarda lì a quanti aerei c'ha. Phalanges Poland controls this location. Questo cos'è? No, questo è tosto di là. Però questi sono gli aerei russi, no? Sì, c'ha la stella. Quindi loro ci stanno facendo probabilmente bombardamento tattico. Noi non abbiamo manco un aereo per di... Guarda, non ci dà fastidio. Infatti vediamo a livello costruzioni. Ci hanno rotto un po' di cose. Questo è in recupero. Sì, ci hanno appena bombardato una fabbrica, un'altra fabbrica. Quindi ci stanno facendo bombardamenti vari ed eventuali. Vabbè. Pazienza, aspetteremo. Ah, si sono rinforzate le posizioni su Minsk, avete visto? No? Bravi. Io devo sperare che questi sfondino, che qua recuperino. Quindi mi sa che siamo avanzati un pochetto, la Romania sta avanzando, insomma la Romania si rafforza dentro questa guerra. Quindi la Romania sta sfondando alla grande. No, qui si stanno facendo, non si sa. Ah no, si stanno difendendo, va bene.
Come va il conflitto? Non è questo. Polish-Soviet. Abbiamo perso 16.000 uomini, loro 121.000, quindi proprio una guerra di logoramento deve essere. Support weapons, bene. Siamo nel 40, potrei ricercare questa, ma no, ci costa un fottio, manco questa. Migliorare un po' queste statistiche, non è male. Quindi, vabbè, la Romania si sta logorando contro loro, meglio così, dai. Guardali. Ah, ci hanno dato territorio a noi così? Eh sì. Eh sì. Allora, aspetta un attimo. Qua dobbiamo adesso... Edit mode. Così. Ok, arriva qualcuno a coprire là. Germania, a te come vanno le cose? L'Italia sembrerebbe che stia recuperando. Non lo so, insomma, è un po' un casino. Perché poi a sto punto ormai questi si sono praticamente chiusi in una sacca adesso. Infatti sono senza rifornimenti la maggior parte. La Germania forse sembra che stia riuscendo a sfondare un po'. Speriamo, ragazzi. Cioè, dobbiamo mantenere la Russia su sto confine. Mamma mia, che situazione. Che situazione di merda. Cioè siamo in inferiorità numerica da dove guardo guardo, quindi cioè, dobbiamo sperare che la Russia non ci attacchi. Però a quanto pare non lo fa, forse perché a livello numerico sono di più, ma forse a livello poi forze non sono proprio tanto più forti di noi, eh. Dov'era? Qui? Upgrades, reinforcement, ci stiamo, eh. Ok. Come va la produzione? Siamo un po' indietro con l'artiglieria. Però... Stiamo stoccando tutto il resto, quindi forse potrei aumentare un po' l'artiglieria, tipo così. Togliere un po' di equipment, tipo così. Togliere pure un po' di queste, tipo così. Ok. Mi manca il tungsteno, tipo così. Chi ce lo dà? Il Portogallo ce l'hai? Lo dai? Produzione adesso dovrebbe recuperare. Sì, perfetto. Abbiamo altre fabbriche. E facciamo così: tutto artiglieria. Perché abbiamo fatto quel upgrade di artiglieria. Ci vorranno un anno e mezzo, due quasi. Mamma mia, guerra di sguardi praticamente. Voglio provare a forzare un'altra volta il blocco. Vedere se riusciamo a prendere Minsk. Sembra di no. Qui proprio no. Proviamo a forzare, va. Qui però sembra che entriamo, eh. Sembra. Qui le prendiamo. Questi con chi stanno adesso? Garantito da mezzo mondo. Svizzera, ma che la Svizzera c'è ancora? Non era capitolata. Non c'è. Boh, mi sa dov'è la Svizzera. Dai, Italia, pulisci sta cosa, vienici a dare una mano. Sembrerebbe che hanno sfondato qua, credo. Però si sono fatti sfondare qua in cambio. Ok, noi come siamo messi lì su? Noi abbiamo sfondato. Bene, 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 bene. Sempre sta cosa che si guardano. Attaccateli, cazzarola. Ma no, da... Ma guarda questi. Guarda che giro sono andati a fa'. Cioè, stavi quasi là, ti dico attacca questi, vai a fare il giro dentro ai carri armati. Sei un deficiente. E non attaccano meglio di così. Vabbè. Fermo. Hold. Detto hold. Che stai facendo? Continua ad attaccare. Niente, frega niente. Stanno eseguendo il piano?
Se tolgo questo, ce la famo? Click to activate. Shift and click, and then click on the side to toggle execution. Ok, quindi abbiamo fermato l'esecuzione di sta cosa finalmente. Hold, fermo. Mantenete le posizioni. Ok, vediamo un po'. Nucleare, ma sì, tanto. Fabbriche, c'era qualcosa che mi faceva aumentare la riparazione, che adesso serve. Altri bonus. Ma carri armati, praticamente io non mi ricordo di averli costruiti poi alla fine delle unità, eh? No, non ne ho, ma ne ho in riserva? No, sì, 17, ci faccio anche. Quindi che posso prendere adesso? Non ho aerei, non ho niente. Armor Division Attack, Armor Division Defense, che bello. Cavalleria, potrei pigliare la cavalleria. Qualsiasi cosa prendo non serve una mazza. Vabbè. Serve solo il petrolio e gomma e il petrolio non mi interessano. I mezzi va bene così. Guerra di sguardi. Guarda la Romania come spinge. Qui noi ringraziando il signore. Spingiamo adesso noi, va? Visto che siamo superiori e loro stanno andando a rinforzare il... l'amici. Nessuno che ci dà truppe, purtroppo. Prima tutti... Ah, finalmente! L'Italia è riuscita a circoscrivere l'invasione. Mi sembra che... Ah, adesso manca solo sto pezzo. Almeno hanno fatto un primo pezzo di montagne. Casino. Ok, noi siamo entrati lì. E adesso ci stiamo difendendo da questi. Proviamo ad attaccarli su due lati. Vediamo un po' che succede. Qui ci sono dei carri. Mantiene la posizione. Andiamo avanti. Ok, questo si ritira. Ok, vediamo se riusciamo a fargli danni. Sembra di sì, abbiamo preso un altro pezzo, grande. Qualcuno che viene a Damman forte, vengono i rumeni, grandi. Ok, quindi stiamo sfondando un pochetto. Vediamo se riusciamo a tagliare questi qua. Anti-tank, fa piacere. Infantry weapons, the bomb, atomic. Develop Polish Remanshees, pari militarismo. Vabbè, Division Training, visto che abbiamo messo a fare training. Quindi adesso dovremmo riuscire a entrare qua. Se riuscissi a fare una manovra del genere. Questi hanno perso il supply. Questi sono senza supply, signori, eh. Quindi appena respingo questi signori qua. Ok. Vediamo se riesco a fare un bel danno qua, accerchiato così. Quindi gli chiudo il carro armato qui in questo cul-de-sac, direbbe un francese. Sopra come va? Ok, non... la Russia attende, la Russia attende. Bene per noi. Giustamente perché sono in difesa loro in questa guerra. Li ho anticipati di un giorno. Vabbè. Sono cose che credo che sistemeranno. E dopo per la Polonia sarebbe finita. Diciamo che siamo stati un po' sfigati comunque quei tempi, perché a quest'ora dovremmo avere un bel po' più di territori di quelli che abbiamo, almeno questi due. Vabbè, diciamo che per il momento... Ah, eccoli qua, carri armati chiusi. Loro sono ancora senza supply qui. Cosa che diavolo è successo a questi? Com'è che
Ah, dice, non riescono a trovare un path per andare da qualche parte. Questo significa, no, che non abbiano supply. Questi mo se li teniamo imbottigliati qui per un po', riusciremo a fargli la festa. Anzi, sapete che c'è? Gliela facciamo comunque la festa perché sono chiusi. Dopodiché queste truppe saranno libere di andare a mettersi sul fronte. Ok, qui come va? 96, 97. 98. Eppure era un piano perfetto. Maledetti russi. Ci hanno fregato sul tempo. Poi hanno chiamato anche la Spagna, bastardi. Ok, l'Italia qui sembra abbia recuperato. Chissà se poi ci viene a dare una mano. Ok, accerchiamoli meglio. Vieni un'altra unità qua, grazie. Vediamo di buttare giù sti cacchio dei carri armati e cosa. È vitale sta cosa, gli faccio un danno incredibile. Perdono un bel po' di truppe, 8 truppe. Guarda gli aerei che continuano a fare bombardamento. L'importante è non perdere posizioni. Ok, 74, 75. Gli levo tre carri, non male come cosa. E questi li perdono proprio, non si possono ritirare. Stanno chiusi nel territorio. Dovrebbe essere così, voglio sperare. Tu perché ti riguardi i tuoi amici? Ah, giustamente tu mantieni questa linea di fronte perché questi attaccano ci fregano. Beh, che attaccano? Se attaccano ci sono questi. Ok. 92, 93. Infatti si spostano per dare una mano là sul fronte. 94. Velocizza un attimo, dai. Voglio vedere. Ah, sono rimasti solo i carri, eh. Bel danno che gli abbiamo fatto. Ah, andate per mettere in posizione, grazie. Vediamo la guerra come... Due divisioni. Te sei sprecata. Vabbè, meglio di nulla. In questi tempi si accetta tutto. E dai. L'Italia? Sto ancora avendo cattivi momenti qua. Sta perdendo st'assalto. Gli serve un po' di forza. Vabbè. Ce la faranno un dì. Allora, io potrei provare adesso. E un po' dov'è che ho un po' di superiorità. Qui adesso ho 3 unità contro 3 unità. Vediamo un po' che riusciamo a fare qui. Sì, siamo più forti. Vai, vai. Vediamo se riusciamo a tagliarli. Ok, si ritirano, quindi abbiamo preso un'altra provincia. Attacchiamo tutti, va. Di nuovo carri, maledetti. Ce n'hanno di carri sti bastardi di russi, eh. C'hanno pure tantissimi aerei. Ovviamente avere un po' di antiaereo non avrebbe fatto male, ai più. Riesco a prenderlo solo, so? Sì. Ok, bilanciamo un po'. Mamma mia, 10, 11. Uff, che fatica. Ok, altra cosa andata. Che ci mandi? 55 divisioni? E tu come fai dopo? Io me ne prendo. Grazie per il regalo. Grazie per il regalo. Siamo nel 40, dicembre del 40. Production Efficiency Cap, Factory Output. Prendo questa. Ok. Dove le hai messe le mie 55 divisioni? Ah, sono proprio queste, cioè proprio le dai a me. Normale sta cosa? Vabbè, io le levo dalla Romania a sto punto. E...
Non faccio nulla, faccio invadere la Romania. Però se faccio invadere la Romania perdo le truppe, eh? Giustamente. Quindi no, devo continuare a tenere sta... Quindi mandato semplicemente il controllo delle sue truppe, il gioco. Ok, quindi andiamo avanti così. Giustamente non spingerò più qua. Non queste? Ok, 121 truppe. Li mettiamo su sto fronte. Perfetto. Quindi, insomma, siamo riusciti a resistere quantomeno per un po'. Adesso abbiamo un bel po' di truppe in più. Altre due che le abbiamo fatte. Qui l'Italia sembrerebbe che stia recuperando la situazione. Quantomeno ce la dovrebbe fare. Ci sono 2, 4, 5 truppe. Una sta per tornare indietro. Quindi ce la dovrebbe fare se si danno un po' da fare. Anche qui sta ricacciando, mi sa, gli olandesi. Qui la Germania continua ad avere, insomma, non proprio vita facile. Però scopriremo solo nel prossimo episodio come va in questa guerra contro i russi. Vi ringrazio ragazzi come sempre dell'attenzione. Noi ci vediamo nel prossimo episodio.